poco campo, mi senti? E c'ho pure poco fiato. Lo so, io stavo in crisi da prima della crisi, Prima una come me dava tutto per scontato, oggi una come me senza sconti non fa la spesa. Guarda che qui aumenta tutto, ma l'unica cosa che non costa niente sono le tariffe telefoniche, te ne rendi conto? Non costano niente, sono gratis le tariffe, te le tirano dietro. Io non so con che te sto a parlare, mi pare che c'ho Tim passa Wind oppure Wind passa 3 o 3 ripassa Wind se te va. Se no rimani a Tim, come te pare. Però dice che con questa qua conviene perché te danno Alice a 7 mega se te va. E se no te tieni Alice e basta. E che ne so io chi è Alice, chi la conosce? Però dice che risparmi perché te danno internet free, sms gratis, fast web no problem e Vodafone quando te pare. O sai che io con questo posso telefonare tutti i cellulari del mondo Vodafone gratis senza scattare risposta? Gratis. Ieri mi sono fatta una chiacchierata con un aborigeno Vodafone Australia. Siamo stati 2 ore, mi senti? E che ne so che diceva? Io capivo, secondo me se stava pure a Magnan Cristiano, sentivo cri. No, lo capivo, però abbiamo parlato 2 ore, ci siamo ricaricati tutte e due. Lo sai che te sento male? Perché io qua c'ho una tacca sola di ricezione, mi capisci? 5 tacche ce l'ho soltanto su Ponte Garibaldi, posso passare vita mia su Ponte Garibaldi? Non credo. Chiamami dopo, tanto rimango in casa. Sto qua, quando non te costa niente chiamare, che non l'hai capito? Ma chi esce? No, no, sto qua. Ciao. Scusate, È una mia amica che ogni volta per incontrarci è un problema. Io gli dico, come vieni a trovare? Abito un centro storico. Lei mi fa, che? Perché il centro storico viene fruito come un po' snob, un po' selettivo, mi capite? Lei mi dice, stai in centro storico, per carità, te fanno entrante, fanno uscire, ci stanno i cani, i vigili, le transenne, il filo spinato. C'ho il passaporto scaduto, non ma sento de spadria proprio oggi. Fai come te pare. Intanto io per lo più me ne sto a casa. Sto bella, tranquilla, a macchina non ce l'ho, se me va me faccio un giretto a piedi. Non ce l'ho la macchina perché io sono stata una delle prime ganasciate su Roma. A me mi hanno messa la ganascia, signora, nel 99. Un pomeriggio che ero uscita a farmi una passeggiata, sul Lungotevere in macchina ho visto un buco di parcheggio, mi sono emozionata da morire. Ho parcheggiato la macchina, da felicità mi sono fatta fare pure le foto con i giapponesi, così. Quando sono tornata dopo 2 ore, mi hanno messa la ganascia. Ho detto, sai che c'è di nuovo? Tenetevela la macchina, chi se ne frega, sta ancora lì. A riconosci se ci vai sul Lungotevere, perché c'ha tutto il muschio sul cruscotto, sulle ruote. Anzi, se sotto Natale vi volete fare una cartata di muschio, col coltellino tri, piate e ve la portate. Non è un problema, tanto oggi con la macchina, ma voi che ci fate con la macchina? Poco e niente come stiamo combinati, che Roma è tanto cambiata, ma non per fare il discorso prima, no, non è quello, che io ogni tanto mi ricordo però com'era. Vi ricordate voi Roma quando era liscia? Liscia, liscia. Il primo che ha fatto delle migliorie a livello così architettonico, di pavimentistica, potremmo dire, è stato Rutelli. Rutelli, voi lo ricordate? E il sindaco Rutelli. Il sindaco Rutelli è stata una cosa meravigliosa, perché Rutelli, praticamente, da che Roma era liscia, hanno cominciato a fare una serie di marciapiedini lunghi. E sul marciapiedino del Marmo de Carrara ci ha messo pure la ringhierina a ferro battuto. Che si vede che a Rutelli gli piaceva il ferro battuto. Solo che l'ex sindaco si è dimenticato di fare le interruzioni. Se un poraccio ha sbagliato, vuol girare a sinistra. Se un altro poraccio vuol tornare indietro, vuol fare conversione a uno, non può più. Puoi solo andare dritto. Te fai tutta Viale Trastevere, imbocchi viale Marconi, te fai tutta Viale Marconi, via Colombo, te fai tutta la Colombo, tutta la Colombo. Alla fine un genio ha fatto una rotatoria a Ostia, a ritorno indietro.
a ritorno indietro soltanto che non ti conviene perché sono 80 chilometri fra vai e torni. E quindi mi sono imparata a scavalcare in ghierina. E questo è stato il primo intervento su Roma. Poi c'è stato Vertroni. Voi ricordate Vertroni? Ha fatto tante cose belle, però pure lui è dovuto intervenire a livello di urbanistica, non si capisce perché. Vertroni ha fatto dei marciapiedi a orecchio d'elefante. Gigante, ha detto, sti poracci già hanno una pianta urbanistica a vico, restringiamo un altro po'. Così si incastrano quei SUV e perdono un po' di tempo poi a scastrasse. Vertroni ha fatto interi quartieri dove già le strade erano piccole, gli ha aumentato i marciapiedi, senza capire che se il romano deve arrivare fino là, sul marciapiede, scende sempre e cammina. Se il marciapiede glielo allunghi là, il romano scende e cammina, senza problemi. Ha fatto dei marciapiedi che sembrano delle piste per il decollo degli aeroporti. Boh, comunque, non ci puoi parcheggiare neanche un cotton fioc. Dopodiché c'è stato Alemanno, Gianni Alemanno, a parte che ancora se dai pizzichi che dice ma scusate, fatemi capire, ma che mi hanno eletto sindaco a me? Sì. Gianni, ti hanno eletto sindaco, ma davvero, e quando è successo? Ma guarda che hai fatto, c'hai avuto un mandato bello e buono, c'ho avuto il mandato, ma ho fatto già la carica di sindaco, sì, hai fatto 5 anni da sindaco. Ma davvero? E quando è successo? È successo, adesso ti hanno dismesso. E che ho fatto? Dice Alemanno, al primo posto io ho messo la sicurezza. Infatti a Gianni, se vi ricordate, Alemanno, che gli è successo? Ha incominciato a dire voglio levare le prostitute dalla strada. No? Cioè le prostitute potevano sempre esserci, ma non vestite come prostitute. È vero? Per cui si sono creati dei qui pro quo, degli equivoci incredibili, perché tante ragazze che magari aspettavano l'autobus così, no? Sulla Tiburtina, sulla Salaria, si sentivano chiede quanto vuoi. Per cui, per ordinanza del sindaco, le domande dovevano essere due. La prima, sei una prostituta? Nel caso, quanto vuoi? E così abbiamo risolto il problema. Ma hanno eletto il sindaco Marino. Naturalmente il sindaco Marino ha pensato, mo io come faccio a eguagliare sti geni che mi hanno preceduto? Pensa che te ripensa, intanto gli cambio tutti i sensi unici di marcia. Dall'oggi al domani, così sono costretti a usare la materia cerebrale, no? Cioè, sono delle strade con una viabilità che da 30 anni era sempre la stessa. Io 30 anni, signora, facevo la stessa strada. L'altro giorno l'ambocco e vedo la gente mi faceva così. Io pensavo mi salutavano. Ciao! Dice no! T'ammazzi! E si vede che appunto anche il sindaco Marino, per legge di stabilità, ha voluto renderci più stabili. Cioè, c'è gente che la mattina con quel domino lì, che stanno tutti fermi, entra in macchina, c'è sta un'oretta fermo, stabile, di stabilità, riesce dalla macchina e fa quello che deve fare. Sindaco Marino ha detto, ragazzi, pochi scherzi, qua bisogna fare pure l'isola pedonale. Ma non bastava l'isola Tiberina? No. Dice, bisogna fare l'isola pedonale perché è sinonimo di civiltà. Nei paesi sviluppati d'Europa vanno tutti a piedi, vanno in bicicletta come lui, per cui perché lui, hai visto come pedala bene, lui ha tutta la scorta dietro, pedalano. Sono simpatici, sono bravi, magari se divertono meno i pendolari che arrivano da Viterbo alle 7 del mattino, ma perché non gli va di pedalare tutto qua. Comunque io sono d'accordo col sindaco Marino, a me mi piace tantissimo il sindaco Marino, soltanto che non ha capito quando dice che il romano, le persone in Italia anche devono usare i mezzi pubblici, non ha capito che qui da noi mezzi pubblici vuol dire che mezzi riescono a salire sull'autobus, gli altri mezzi rimangono a piedi, alla fermata.